Salve a tutti ragazzi, qui adesso siamo qui benvenuti ad un nuovo episodio di Bomb Perla. Nella scorsa parte abbiamo sconfitto Pedro e guadagnato la prima medaglia. In questa parte, Andrei, Tura. Wow! Oh Lucas, hai dato una bella dimostrazione vostra! Vi sono serviti di questi telefoni del sottoscritto, certo, come no, Guido! Oh, no! Oh, però. No, però leggevo i tuoi dialoghi perché sì. Uscendo fuori da questa palestra. Se permettete vado un attimo a curare i Pokémon che sono rimasti veramente distrutti dalla lotta con Pedro. Dove era? Siamo rimasti assi. Beh, qui a Mineropoli in Celeste. Non fare a parte però. Ho visto che adesso abbiamo le mene spaccaroccia. Adesso abbiamo presa di là 2 parti fa, adesso dobbiamo semplicemente insegnarla a qualcuno della usare. Beh, noi la prendiamo qua. Dove si possono trovare dei vabbè dei macio apogeo dove vanno bene entrambi. Lui è già il 15. Abbiamo questo nel 15 sesta generazione. Neanche semplicemente catturare dei Pokémon ti permette di guadagnare esperienza qui. Vabbè. Sì. Molto efficace. Azione. Dai. Possiamo cominciare a catturarli. E tirargli le Pokéball. Corsa. Pokéball, usa. 3. Dannazione! Anche avevo aspettato già avuto. Sì. No. Ora mi dispiace, piccola palla di roccia con le braccia, ma tu ci sei. Ah, ti vede fuori dove? Di voi ci serve soltanto come schiavo per le mene. Non ho capito cosa è successo. Sì, scusate. Ma tanto prendiamo anzi, prima cambiamo Pokémon. Posto, ovvero il nostro carissimo Staravia. E andiamo a prendere questa bella poco che contiene una Pokéball. D'accordo. Dannazione. Odio i Pokémon selvatici. Ah, pure messo. Sbaglio, ma perché? E deve essere proprio in quel punto il tasto per mettere in pausa l'emulatore. Vabbè! Andiamo avanti! Sì, se questa non ci blocca la strada, grazie. Adesso andiamo. Oddio. Ma che? E si rivede! Wow, Lucas! Hai preso la medaglia, eh! La seconda medaglia la potrai conquistare ai Popoli! Grazie per l'informazione, ma tanto lo sapevo già. Purtroppo, però, per attraversare il percorso 207 ti serve una bicicletta. Comunque, ho fatto lottare la mia squadra, è molto più forte. Buon per te e chiaro, Barry, anche se la nostra è. Allora io torno a Giovinopoli! Prossimo obiettivo! Mettimi la medaglia della palestra di Evopoli! 10 secondi al lancio! 9! Ah, chi ha tempo per il conto alla rovescia! Adoro Barry! Ok, prima di andare però. Vorrei fare una piccola cosa qua sotto. Opra.
Quindi che non registra più il computer. Oh cazzo. Lasciate perdere mio fratello. Ma mi dai una mano più che altro. Molto bene, siamo in questo piano secondario della grotta della, aspetta, sì, del Varco Minopoli, che in realtà per ora serve soltanto per quello strumento lì. Non davvero, non c'è nient'altro per che noi possiamo prendere per adesso. Ci servirebbe la bicicletta, che non abbiamo ancora, e le menne surf. Sinceramente non so cos'altro c'è, ma lo vedremo. Andando su, ho detto. No. Di quabra. Tornando a noi. Ecco cosa ci serviva. La MT-70 Flash. Che in realtà non ci serve adesso, ma soltanto. Ma più che altro in una parte del gioco più che sta più avanti e che vi farò vedere. Oh, oddio, che sono salvatici. Allora, se facciamo piano, ecco, usciamo di qua. Sono salvatici. Missione compiuta. Dannazione! Non si ferma. Dopo si usa spaccaroccia. Un bel pugno di rocce per spaccarli. Noi adesso, un po' conservatici permettendo, usciamo da questa varco e non tornate al percorso 203. Beh, torneremo direttamente a Giubilopoli. Vedo l'ora di avere la bici. Sto facendo pose assurde per tenere il cellulare in mano e per lo stesso tempo muovere e premere i tasti. E siamo tornati a Giubilopoli. Andiamo su. Dove incontriamo? Oh, c'è il professor Rowan e Lucinda. Due strani figuri. Oh, Lucas, un tempismo perfetto come sempre. I canagli hanno dei disordi discorsi assurdi. Le loro parole non vanno giù. Insegna le buone maniere, ti prego. Ah, professor Pokémon, non faccia tanto. Faccia tanto il difficile. Da uomo d'affari a uomo d'affari. Ci fornisca i risultati delle sue ricerche. In cambio, noi lasceremo in pace i suoi assistenti. Sì. E come e tutti voi sappiate, questa, quando uso questa voce voi e dire spesso e volentieri che ci troviamo davanti Iade. E le reclute del team malvagio di turno. Lucas! Non ti avessi una benedizione a questi i delinquenti! Parte scrivere Recluta Galassia e Recluta Galassia 2. No, Zubat e Wumpole. Entrambi di livello 9. Un giochetto, ragazzi. Allora. Ok, quindi. Shinx, mosso su Wumpole. E quasi fuori, cacchio. Sgomento mentre lui usa bolla. Che fa danno entrambi. Ottimo. E Wumpole è morto. Siamo anche di livello. E quindi dovrebbe evolversi, se non mi sbaglio. Ma andiamo adesso in capo Turtwing.
Molto bolla da parte di Piplup perché lui può permettersi. The Zubat ci usa sanguisuga. Quello che hai avuto che ho deciso di mettere proprio adesso. Votar tu che è pipistrello del cazzo. Azione! Ed è morto. Un bel brutto colpo mi è assestato. Ma com'è possibile? Da quando qua perdiamo contro i bambini, noi due? Quando qua i bambini siamo noi? Non funziona! E ora di tirarsi questa pistola al fallimento! Sì, scappate. Ah, prima veramente c'era l'evoluzione di Shinx. Illaxio! No, abbiamo altra scelta! Per ora ci ritiriamo! Ce ne andiamo! E di galassia sarà ciecamente clemente questa volta! Clemente, cioè abbiamo sconfitto noi, vi ricordo. Ehi, ma li fanno chiamare Team Galassia! Non si evolvono i Pokémon sprigionano energia! Un'energia misteriosa per noi incontrollabile! Ma pare che il Team Galassia la voglia sfruttare per qualche bieco o fine. Comunque mi hai fatto, Lucas. Sei molto abile nella lotta. Grazie. Guardando per tornare fianco a fianco con i Pokémon. Mi rendo conto di aver fatto bene ad affidarvi il Pokédex. Lo sapevi, Lucas? Il professore studia anche l'evoluzione dei Pokémon. Sì, lo sapevamo, almeno io lo sapevo. Secondo le sue ricerche, circa il 90% delle specie di Pokémon può evolversi. Devo essere paura. Si evolvono in modo strabiliante. Allora, Lucas, continuiamo a darci da fare. Fare con il Pokédex del professore. Ma certo, anche se io non molto mi dispiace, ma. E tanto qualcuno sta venendo da questa parte, vero? Oh, perfetto, fantastico! Veramente eccezionale! E io sono della Jubilo TV! Oh, mi ha fatto assistere una volta straordinaria a darti qualcosa! Per una bella scalashic! Che ci servirà per cose che non ci interessano. Quella scatola chic è una vasta gamma di accessori, sfondi. I tuoi Pokémon valorizzano l'aspetto e devi tenere visione con locali visitatori perché preparino i Pokémon. Anche per impari, fai stata la mittente televisiva. Ma certo che no, mio caro. Bene, ragazzi, il video finisce qui. E nella prossima parte continua la nostra viaggio verso Evopoli. Il video finisce qui, ragazzi, vi ricordo come solito di commentare, iscrivervi se non avete ancora fatto, di lasciare mi piace se il video vi è piaciuto, voglio essere sonico e tutto, il video è finito, andate in pace. Buon YouTube a tutti!